C'è una canzone di Paolo Conte, Lamp, che dice, cita, non mi ricordo più il titolo della canzone, Lampi sull'oggione, e lui è seduto lì sull'oggione, di fronte a sé c'è una donna che non lo guarda, che guarda solo lo spettacolo, e lì mi è venuta in mente questa cosa, Lampi sull'oggione sembrava perfetto per questa nostra, allora, avventura. Quando nel 1986 andò in scena il primo spettacolo, era difficile immaginare a quale fenomeno innovativo si sarebbe trovato di fronte la storia teatrale di Verbania. L'Auditorium Sant'Anna, una piccola sala di 200 posti, parve subito il luogo adatto per ospitare Lampi sull'oggione. Erano anni caratterizzati da uno straordinario sviluppo della scena teatrale e i Lampi dimostrarono subito una vitalità costante e una capacità di accogliere nuovo pubblico in continua crescita. La stagione teatrale fu definita come teatro d'avanguardia, ricerca, sperimentale, nuovo. Molto più semplicemente si desiderava proporre nuovi percorsi di teatro. Si affacciavano alle ribalte teatrali artisti che sarebbero poi diventati più noti. Luciana Littizzetto, Paolo Händel, Claudio Bisio, Ottavia Piccolo, la banda Osiris, Roberto Citran, Lella Costa, Angela Finocchiaro, Bustric, Antonio Catania, Gigio Alberti, Pippo Del Bono, il Teatro dell'Elfo. O altri interpreti che avrebbero proseguito strade teatrali diverse. Antonio Catalano, Marco Baliani, Nino D'Introna, Beppe Rosso, quelli di Grock, Donati Olesen, Ruggero Cara, Carlina Torta, il Teatro Dimitri, Roberto Corona. I Lampi sull'oggione hanno una grammatica teatrale semplice e lineare, con la complicità di uno spazio scenico che consente agli attori di rivolgersi direttamente a un pubblico di cui rispecchiare disagi e intermittenze del cuore. E di sera in sera scorrono le edizioni della stagione. Nel 2006 ci si ritrovò a festeggiare 20 anni di programmazione. Sentito alla libreria Margaroli, che è diventata la nostra seconda casa, il nostro punto di riferimento in Verbania per la raccolta degli abbonamenti, ma non solo, ma per la tanta passione con la quale le signore Pieranna e Emilia Margaroli ci sono vicine da tanti anni. Questa sera sono passati in 20 anni 120 compagnie. Sembra incredibile, ma è davvero così. Figurati se siamo un teatro vero. Adesso io mi sono chiesto se voi tutti sapete cosa c'è qua dentro. Adesso ve lo spiego. C'è una, come una specie di, come si dice, la fulmine, una fulmine. Una fulmine. Io non capisco perché ricevo questo premio, perché non ho mai recitato qua. La compagnia è stata qua, una delle poche compagnie che ha recitato. Daglielo!
merito ce l'ho, perché io ogni anno che venivo qua, anche da 20 anni veniamo qua, mi dicevo sempre, ma Paolo, questo pavimento, c'era un pavimento di cemento con sopra un tappeto schifoso. E ogni anno gli dico, Paolo, 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 questo pavimento non va per te, a tratti non va. E vedo che hai fatto un pavimento, questo merito mio. Sono felicissimo di essere qua questa sera. Da tempo che Paolo mi aveva detto di questa serata, non sapevo bene che si arrivava alle premiazioni. Ringrazio Paolo tantissimo anche di aver avuto il coraggio di venire vestito di viola in una serata teatrale. Questo spazio è uno spazio pieno di memorie. Da quando facevo teatro ragazzi, venivo qua per le scuole dei piccoli, diciamo. Ho portato qua tantissimi spettacoli. Credo di aver fatto tutto quello che ho. Cioè, infatti stasera leggo perché non c'ho più niente da presentare. La verità, avete visto tutto quello che ho fatto nella mia carriera, nella mia storia, quindi appena farò qualcosa di nuovo so che qua c'è sempre un posto pieno di cuore, di vita, come dicevano gli altri. E se la sera andavano in scena gli spettacoli dei Lampi, la mattina gli spettatori più piccoli delle scuole materne, elementari e medie di Verbania e dei comuni vicini assistevano a spettacoli messi in scena per loro. Oltre 3.000 bambini per stagione, vale a dire 90.000 spettatori tra i 2 e i 14 anni. E nel 2006 si celebrarono i 20 anni delle due programmazioni. A ricordo, il comune di Verbania diede alle stampe un libro commemorativo. Lampi. Vedo un po' di rimmel. Per togliere il lucido dal naso. È bellissimo. È un altro. Veramente. La somma della loro età è inferiore alla mia. Lo sticker nome d'arte inventato, il mio vero nome sarebbe Sergio Bini. Sono in scena da tanti anni, ormai faccio spettacolo da... ho cominciato negli anni 77-78 più o meno. La caratteristica del mio lavoro è quella di mettere insieme racconto teatrale, drammaturgia dunque, a effetti magici, cose di pantomima, cose visive, puramente visive come e anche di abilità. È stanca di camminare la bambina, andò a sedersi in un angolino per riscaldarsi un po'. Faceva tanto freddo. Ah, un accendino. Come le avrebbe fatto bene. Bastava che ne accendesse uno per scaldarsi le dita. E improvvisamente le apparve una bellissima stufa in ghisa con il fuoco scoppiettante. Oh, come scaldava bene quella dolce fiamma. Thank you.
sopravviviente. E vuole la guerra. Lampi. In questa occasione sono stata invitata, buonasera, a entrare in questo quartetto che è un quartetto formato come quinto elemento, come voce. Quindi più che spettacolo teatrale sicuramente si può dire che è un concerto teatrale. Usiamo brani che suonava Cet, che amava Cet sicuramente, ma in funzione dello spettacolo, infatti ci sono delle dinamiche che Cet probabilmente non ha mai usato. Quando facciamo la parte, sentirete, che non la sentite, quando facciamo quella parte molto intensa dove lei urla e io le urlo addosso con la tromba. Guarda, lo vedi questo specchio rosso dove c'è ridotto? Lo vedi? Ma guarda, tieni questo pezzo di vetro! Questa sera era ovviamente una sera ancora più particolare perché credo che Angela Finocchiaro non ha bisogno di nessuna presentazione, è tornata per Vania dopo tanti anni. Qui in prima fila abbiamo il Vanni che è stato il primo a invitarla a Verbania con Scala F un po' di anni fa. Quando la serata appunto è come quella di ieri sera, se invece se metti a fuoco il malmostoso, perché cioè, se hai l'occasione di vedere uno che è così dall'inizio alla fine, se io so personalmente, il resto sparisce, tutti quelli che piangono, rimane solo il malmostoso e dici ecco, vedi come lo sto facendo, proprio lui non mi va giù. E quindi c'è qui un rapporto quasi familiare con amici, ecco. E ieri sera è stata poi una serata così, ora io non voglio mai dire come sarà, però è stata una serata molto gioiosa, proprio un insieme, una comunione, perché c'è proprio, anzi c'è una battuta spesso che alcuni ripetono per capirla, ieri sera la sentivo proprio, tanto che, sì, quella è classica in tutti i posti. Lampi. Allora comincia a raccontarci perché detestavi la Notomb. Perché detestavo la Notomb? E la Notomb la si detesta soprattutto non conoscendola, nel senso che un'istintiva antipatia, non so come mai. E mia moglie invece aveva questi pacchi di libri della Notomb di fianco al letto, li leggeva avidamente e mi diceva leggila. Io dicevo no, non la leggo. Perché? Perché non mi piace. Come fai a saperlo? Di stile, a fiuto. E poi alla fine ho letto Stupore e Tremori, che mi ha fulminato, mi è piaciuto moltissimo, e tra l'altro ero, quando l'ho letto stavo per andare, sono tornato perché l'ho letto, è piccolo, però l'ho letto prima di andare in Giappone metà e tornando la seconda metà. E quindi essendo andato in Giappone mi sono ritrovato molto bene nell'ambiente lavorativo giapponese come veniva descritto. E quindi un piccolo passo verso una tavola fatta, cioè, questo è bello, gli altri sono senz'altro brutti. Io leggo ogni frase con lentezza e circospezione. Brava. E ogni frase mi domando, c'è qualcosa nel soggetto, nel verbo, nel complemento, nell'avverbio, una qualsiasi cosa che valga una bella fiammata dentro la stufa. No. Il senso profondo di queste frasi è più necessario alla mia vita di un grado in più dentro questa stanza. Destra del signore, scusi. Viene proprio spontaneo chiamarla maestro. Perché... Non sono maestro, sono laureato, quindi sono dottore. Sono fortunato, ho fatto il mestiere che mi piaceva
e che non succede a tutti. Rina Morelli, Lilla Brignone, avevano in bocca un grammofono e poi erano brave anche nel doppiaggio dei film americani, senza saper l'inglese, sentivano e allora facevano delle bravure, delle meravigliezze che oggi invece è difficile. Paola Borboni diceva: e vanno per tratturo antico al piano, dice, se non gli dai la spinta le pecore non vanno, capito? Avevo 5 anni e dalle suore ho detto una brutta poesia scritta dalla monaca. Signori, avete inteso? È il volo di un motore che vola su per il cielo e quasi tocca il sole. Ho detto, suora, non torna sole con l'elle, è motore. C'è uno sbaglio. C'è, ma non importa, vedrai che il pubblico non se ne accorge. Benissimo. Così andate. E così andate. Da allora ho continuato anche con della brutta letteratura, perché è importante anche quella, come diceva Benedetto Croce. Non c'è solo la cosa suprema. Grazie. Arrivederci. Per te, quanto è importante per te il teatro rispetto alle tante altre cose in cui si manifesta la tua creatività? Secondo me, almeno per quello che è la mia esperienza, il teatro è la pietra miliare, cioè da cui parte tutto. Prevalentemente si parte dal teatro per portare il distillato in televisione di una certa comicità, perché il teatro è un riscontro immediato, cioè le persone quando le hai di fronte, se ridono o non ridono, se gradiscono o non gradiscono, il commento lo senti nel foyer, ti viene riportato, per cui il teatro è a percezione immediata di quello che stai facendo. La televisione è diluita e peraltro non sempre realistico veritiero. Allora l'idea è, purtroppo in questo periodo vedo molto spesso portare dalla televisione al teatro delle cose e questo non fa bene secondo me. Bisognerebbe venire come fanno comici, come hanno fatto Albanese, come hanno fatto grandi nomi, partire dal teatro e portare in televisione il meglio di sé. Persino Wagner, quelli che sono andati a vedere la prima della Scala, che l'hanno pagato tanto, alcuni li hanno invitati ma la maggior parte pagava tanto, sono andati lì col libretto senza sapere cosa andavano a vedere. Quest'anno era il Tannhäuser di Wagner. Se qualcuno si informava prima, sapeva che erano 6 ore e 40 con 3 intervalli, che se nel terzo atto in sogno ti appare proprio Wagner che ti chiede scusa per aver scritto una rottura di coglioni così. Ti chiede scusa, perché se l'avessi saputo avrei fatto un LP, un CD, lato A e lato B e mandavi in chat. Uno giù è un feticcio, cioè un amuleto. Si può fare con qualsiasi cosa. L'importante per fare uno giù che funzioni non è di cosa è fatto, ma è la cerimonia che serve per costruirlo. I più pericolosi sono quelli invisibili. Sono giù invisibili, che anche voi non lo sappiamo, ce li portiamo dentro, dietro e non lo sappiamo, dentro di noi. Quelli sono terribili. In questi anni ho assistito a delle trasformazioni allucinanti. Gente che negli anni 70 si faceva chiamare compagno, sì, e lottava per un mondo di giustizia e di uguaglianza, che per colpa di questi giù si è trasformato nei peggiori reazionari. Cosa c'è? Ho capito, hai sentito del rumore, ti sei detta passo a vedere e dire buongiorno, sì? Bene, buongiorno. Buongiorno, buongiorno tutto il mondo. La nebbia sarebbe anche una bella cosa se solo si vedesse. Tu diventi filosofo,
tu dici io so che la realtà esiste anche se io non la percepisco. Esiste lei, ma te non la percepisci. Poi senti, è il tir davanti coi stop che non funzionano. Esisteva lui, ma te non l'avevi percepito. Non riuscivo a crederci. Mi fanno firmare anche a me. E mi era venuta una voglia di alzarmi, di andare in camera da lei, abbracciarmela stretta stretta e dirgli te, che sei l'unica persona al mondo che ciò che mi vuole bene, e io delle volte il dito del signor notaio ha fatto poi. Lampi. Come nasce questo compagno Rabinovic? Il compagno Rabinovic nasce dall'esperienza di un libro che si chiama Lavoratori di tutto il mondo ridete, ed è uno sguardo un po' particolare sulla vicenda dell'Unione Sovietica, particolare ed eterodosso, io non sono uno storico, me ne guardo bene, attraverso la griglia urticante e anche però estremamente illuminante dell'umorismo ebraico del periodo sovietico, non solo ebraico ma soprattutto l'umorismo ebraico, che è nato all'interno dell'Unione Sovietica, probabilmente è nato anche fra i quadri del partito, è nato nei gulag, è nato dovunque, che l'umorismo ebraico nasce sempre nelle grandi epopee, soprattutto al confine con le tragedie. Pochi attori italiani che ti racconta degli altri spettacoli che va a vederli, gli altri attori non vanno quasi mai. Sì, sì, lui si muove e va ovunque. Sì, cose bellissime. Sì, mi piace moltissimo che sia importante per un attore. Io ho imparato tantissimo andando negli Stati Uniti, andando a Londra, girando il mondo e fermandomi a vedere delle cose bellissime. Ho negli occhi, nel cuore, nei miei sensi depositate tantissime immagini, tantissime storie che ho sentito raccontare su altri palcoscenici, e questo mi dà una dimensione di grandezza che credo non avrei mai avuto se mi fossi fermato soltanto qui nel mio cappuccello da formica. Quindi sono molto contento di poter dire che giro per il mondo e mi piace andare a vedere gli altri. È l'immagine più famosa della storia del cinema, eh? Quando la moglie è in vacanza, quel vestito inimitabile di Billy Travilla è universalmente considerato il vestito più noto della storia del cinema. Marilyn Monroe, con la gonna alzata, è diventata un'icona. Lampi. La popolarità dei libri, quanto deve alla conoscenza che il pubblico ha attraverso questi spettacoli come Sultumani? Devo dire che una certa parte gli è sicuramente dovuta, anche perché credo che gli incontri col pubblico fatti in questa maniera abbiano un potere di impatto notevole. Qui non si parla solo del libro, addirittura non si parla neanche del libro, si propongono dei racconti, delle cose al pubblico, oltre che alla musica, diciamo, e alle canzoni, e abbiamo verificato nell'arco, diciamo, di questi anni che la cosa è molto molto gradita, il pubblico si diverte, e poi dopo hai eventualmente la possibilità di acquistare l'eccesso del libro se la cosa lo intriga, ma non è necessariamente legata alla presenza del libro. Questo è il canto di notte scura, e questo è il canto di spicchio di luna. O marinaio, non aver paura, è questo il canto che porta fortuna. Un giorno un porcellino di 3 mesi fu visto attraversare la città. Era paffuto, bello, senza peli. Un giovane animale in libertà. Forse fuggito dalla propria gabbia. Oppure senza mamma né papà. Di fatto venne subito notato e dalla sicurezza denunciato. Non si può ammettere che un essere vivente attraversi quelle strade senza patente. E io? A chi? Dimmi. A chi assomiglia? A Jim Carrey. Jim Carrey.
finché. Voilà. Dopo essere stata al Piccolo di Milano e a Torino, a Torino all'Astra, Teatro Astra. Per cui due teatri veri e una bomboniera. Sì. Qual è l'impressione della bomboniera? Beh, stupendo, perché naturalmente, cioè, questa bomboniera consente una vicinanza straordinaria che in genere non si ha mai, per cui la risposta è, insomma, si è vista, cioè, è dappertutto così, ma sicuramente per esempio nella Zattera oggi c'erano delle risate pazzesche perché tutti vedevano, sì, qualsiasi espressione del viso, no? E dunque tutti, sì, moltissimo, sì, 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 ogni cosa. E dunque, insomma, grande, grande calore. È una parola, quella di Gaber, che almeno fatta in questo modo risuona moltissimo, e c'è un bisogno oggi forse più che allora, addirittura, perché forse allora c'erano più voci, oggi invece non ci sono voci praticamente, per cui la sua voce, risentirla, fa un gran bene. Lampi. Nella maratona voi siete attori e registi. Sì. Quindi avete scelto tutto voi. Assolutamente sì. Infatti è uno spettacolo che ci rappresenta al 110%. Che ci racconta. E ci racconta, sì, tutto quello che c'è, dalle musiche, dalle luci, le immagini proiettate. Addirittura nelle immagini che ci sono alle nostre spalle ci sono i Super 8 di quando io ero piccolo, si vede mia mamma, mi vedo io piccolo, ci vediamo io e lui da grandi in delle riprese fatte per l'occasione dello spettacolo, però c'è proprio un materiale anche umano assolutamente appartenente a noi. Stefano! Ma io che notizia devo portare? Debolezze, miserie umane, vergognatevi! Oh, finalmente voce di cielo!
pensare degli uomini. Cavaliere, mi porga la mano. Perché volete che io vi porga la mano? Favorisca, si degni, osservi, son pulita. Ecco la mano. Questa è la prima volta, cavaliere, che ho l'onore di aver per la mano un uomo che pensa veramente da uomo. C'è da ridere ora. Vabbè, via, basta così. Lampi. Come mai la scelta di interpretare Anna Politkovskaja? Ma dunque, più che una scelta, è stata una specie di obbligo, perché quando Stefano Massini, che è l'autore del testo, mi ha fatto leggere questo suo lavoro, ho pensato che fosse giusto raccontare quello, non tanto la donna Anna Politkovskaja, ma il suo lavoro di giornalista. E siccome è un momento in cui non soltanto in Russia, ormai la sua vicenda risale a 5 anni fa, è stata uccisa 5 anni fa, le cose che lei racconta e che noi raccontiamo risalgono ancora a qualche anno prima, e si parla di Cecenia, si parla del teatro Dubrovka, si parla del le madri di Beslan. Io preferisco sempre comunque il teatro, perché soprattutto in questo teatro, che è bellissimo, ce li hai così vicini al respiro. Tutti i teatri dice così, questo teatro che è bellissimo. Questo, no, questo teatro è bellissimo. No, questo è bello davvero, però è molto particolarmente. Ah, certo, perché vabbè, insomma, lasciamo stare. No, perché eri venuta col tuo vecchio socio, faccio un po' il geloso, perché insomma. Cioè, hai già stata qui. Sì, pensa, nel 93, quando l'ho rivisto, ho detto, ma allora è lui, perché è meraviglioso che tu, quando eri giovane, no? Molto più giovane, sei stata qui, ci ritorni con un altro partner, perché è diverso. Sì, io scelgo sempre dei testi che siano testi anche di satira di costume, quindi. Negli ultimi 2 spettacoli, appunto, di Franca Rame e di Dario Fo, e nello spettacolo questo, si tratta di autori che hanno fatto della satira di costume. In questo senso il costume è anche politica, è anche uno sguardo sulla società. Angela Amalfitano, che già qua venne nel 1994, contratti e lineamenti più duri, oggi è più ammorbidita e più simpatica. È una delle più grandi attrici italiane, premio UBU 2010, Francesca Mazza. Do un altro appunto a proposito di De Petit Dames vers le Nord, che è appunto il testo che mettiamo in scena noi stasera, di Pierre Nott, un autore francese, giovane, versatile, che è stato con noi generosissimo, e cioè che di fatto è una sorta di Thelma e Louise qualche anno dopo. Les étangs, ces grands roseaux mouillés, voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. Ma tu stai tremando? No, un po'. Al freddo? Tu no. Testo raffinato. Divertente, perché raffinato, una bella storia, molto semplice da seguire, non la diciamo perché tanto Zoo di Vetro è conosciuto, basta leggere il libro. Sì, sì. E passo la parola senz'altro ad Alessandra Frabetti. Beh, io... La mamma. Ecco, perché io sono la mamma. La mia mamma. Sì, sì, sì. Beh, è uno spettacolo in cui si piange e si ride, ecco.
detto in sintesi è questo, quindi significa che è estremamente rappresentativo della vita. In Spagna c'era la rivoluzione, qui c'erano solo urla e caos. In Spagna c'era Guernica, qui solo agitazioni di operai, certe volte abbastanza violente in città, altrimenti tranquille come Chicago. Ma mi fai sentire come se stessimo mettendo una trappola. Ma tutte le fanciulle graziose sono una trappola, sono una graziosa trappoletta, gli uomini le vogliono così. Si guardi un po' adesso, madamigella, carina così non sarai mai più. La vita è una retta, come dicevi te, un'infinita successione di punti. La vita in un modo o nell'altra è infinita. Noi ne conosciamo soltanto una parte finita, quella che sta dentro la pagina di un quaderno, però quando usciremo dal foglio ne avremo la prova. La vita, retta o cerchio che sia, non finirà mai. Lampi. Qual è il godimento tra recitare da solo e recitare con altri attori? Beh, ecco, con altri attori credo che ci sia il teatro. Adesso devi scusarmi questi colpi perché sono io che sbatto un po' le porte a distanza, ho anche questa capacità. Un monologo però ha un grosso interesse secondo me, che è quello di farci passare in un certo modo, se vogliamo in maniera più profonda, il testo. Genova, il mare, i suoni del Mediterraneo, il porto, e poi la Sardegna, andando fino al cuore di quella terra, dal rapporto con la natura alla malattia del sequestro. Le canzoni di Fabrizio sono popolate da un'umanità viva e per questo sofferente. Si nutrono da sempre dei colori e dei suoni di Genova, della Sardegna e del Mediterraneo. 21.000 curati dall'ASL, ma erano morti da anni. Chi è morto? Sono morti quelli dell'ASL. Tutti? Ma da anni che sono morti. E non avevano fatto il vaccino. Non avevano fatto il vaccino. È terribile l'influenza. È una roba terribile. No. Ma lo sai chi è morto? Chi è morto? Ah, povero, fatto bene, sì. No, ma lo sai che è morto? Ah, povero, fatto bene. No, ma lo sai che è morto? Lampi. Ma quel giorno, anzi quella sera dell'11 ottobre, succede qualcosa di non previsto. Roma si riempie di centinaia di migliaia di fiaccole che marciano lentamente verso San Pietro. Dai tetti della città lo spettacolo è meraviglioso. Il Papa non aveva intenzione di uscire. È stato il suo segretario, Loris Capovilla, a suggerirgli di guardare alla finestra. Il Papa esce sul balcone. Immediatamente si riaccendono le telecamere della Mondovisione e lui parla. È il famosissimo discorso della Luna. Pare che anche la Luna si sia affrettata a guardare questo spettacolo, dice il Papa, e poi dice le famosissime parole. Tornando a casa, troverete i vostri bambini. Date una carezza ai vostri bambini. Dite, questa è la carezza del Papa. Troverete una lacrima da asciugare. Dite una parola buona. Il Papa è con noi. È notte. È notte. C'è qualcuno che soffia in cielo. Chi è? Totò. Ah sì, Totò. 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 E dice? Perché soffi in cielo? Sto facendo volare la mia stella. Sono stelle gli occhi di chi guarda il cielo. Il fiore è confuso.
non sa se è una farfalla. E intanto vola. Concludiamo con Serena Sinigaglia. Già. Non se lo ricorda. Già in scena qui, in una delle prime edizioni, con Come un camerone della grondaia. Ah, può essere. Hai sì. ragione. Allora era attrice e regista. Poi grande regista, perché vederla così sembra una ragazzina del liceo. In realtà grande regista di opere liriche e di tanti spettacoli che sono passati qua a Atira. Baccanti entra al Teatro VIP. Romeo e Giulietta entra al Teatro VIP. 1968 qui. E cos'era quello con le bandiere? Tutto su mia madre? Tutto su mio padre. Pensa che l'hanno fatto qua. Qua l'hanno fatto, sì, tutto su mio padre. Hanno messo le cose nell'atrio e le portavano fantastico. Dentro. Fantastico. Quindi la fedeltà di Verbania verso Atir, 6 titoli. Mamma mia. Con quello di stasera. Tutto grazie a questa meravigliosa donna, regista e interprete questa sera in scena. Nessuna differenza. La chiocciola e la tartaruga sono la stessa cosa. Storie, non sono affatto la stessa bestia. Bestia sarai tu, idiota. L'idiota sei tu. Ma insultami, imbecille, schifose, seduttore. Ma ascoltami, almeno ascoltami per piacere. Che cosa devo ascoltare dopo 17 anni che ascolto? 17 anni che mi hai strappato a mio marito, al mio focolare. Ma questo non ha niente a che vedere con la questione. Quale questione? Quella di cui stiamo parlando, no? Basta, non ci sono più questioni. Lampi. Televisione e teatro. Cinema, televisione. Quale e dei teatro. Tre hai preferito? Teatro. 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 Teatro tutta la vita. Mariana Scommegna a dicembre, quindi 5 mesi fa circa, ha ricevuto il premio UBU come miglior attrice italiana. Per lo spettacolo? Ritorno a casa di Pinter con la regia di Peter Stein. Quindi già il regista, oltre che il testo e l'autore della pièce, la dicono lunga. Ma non è la prima volta che tu sei finalista al premio UBU? No, sono stata finalista al premio UBU anche con i testori. Con i due testori, sia Cleopatras che Matre Starbrochas, con la regia di Gigi Dall'Aglio. Istrio? Ho vinto il premio Istrio. Ha vinto, questa donna ha vinto tutto. Istrio. Anche il premio della critica ho vinto. Nel 2010 il premio della critica, nel 2011 il premio Istrio e nel 2014 il premio UBU. A 7 anni a me piaceva avere i vestiti con i colori coordinati, nella norma. Come tutti gli altri bambini, e non i vestiti eccentrici che portavo solo io. Il cioccolato e l'amichetta al dopo scuola, il budino alla vaniglia al dopo scuola, giocare a briscola col maestro Salomone al dopo scuola, il dopo scuola. Lampi. Allora, la prima domanda è scontata. Quartetto Cetra, Oblivion. Qual è la parentela? Ma purtroppo nessuna parentela reale, se non un nostro amore sviscerato verso questo grande gruppo e forse la presunzione di considerarli nostri maestri. Probabilmente se
loro lo avessero saputo ci avrebbero sconfessati poco dopo. No, però... dai, siamo parenti, siamo figli adottivi. Esatto, via. Sì. Ci hanno voluto bene nella parte finale della loro vita. Virgilio e Lucia ci hanno incoraggiato, stimato. Lucia è venuta a vederci, per cui insomma siamo un po' nipoti adottivi. Senti un po' che sì, sono il mio figlio. Che non vuoi dare a cuore troppo, a spalla con di colore quante presenti, con i loro video, e ti presentano la sigla dello show. È una storia molto più invisibile perché è una storia di donne. Sono le storie di donne che non cadono poi nei libri di scuola, sono quelle rimosse, e solo negli ultimi anni anche la storiografia si sta occupando di quanto rilevante è stato il ruolo delle donne durante le guerre, tra le due guerre, per reggere invisibilmente anche l'Italia. E questa era una storia di antenate molto vicine. Quando abbiamo iniziato le interviste, perché la drammaturgia che facciamo si nutre di questo, quindi studi sulla parte dei libri, quindi andiamo davvero negli archivi, ci nutriamo dei documenti che sono scritti, ma poi andiamo a incontrare anche i testimoni. In questo caso era una rivolta di donne che invasero una piazza nel 1941 chiedendo semplicemente la pace e il pane, e finirono in carcere una parte di loro. Io non ho fatto altro che fare quello che mi hanno insegnato i vecchi siciliani, cioè raccontare, tramandare delle storie, per cui ai giovani secondo me la cosa utile per loro è dimostrare che un ragazzo della vita moderna di oggi utilizza le storie dei vecchi per costruirsi una vita, una storia, come se ci fosse una sorta di tramandare le proprie radici. Tu tre cose avrai dalla vita quando diventerai una persona adulta: tanta fortuna, tanta bellezza e tanta sofferenza. E se nipotino mio, perché ricordati, non c'è fortuna e non c'è bellezza se non si passa dalla sofferenza. Questa foto ce la siamo scattata in Sicilia. Era l'estate del 93. Io non ero ancora Orfeo. Io non ero ancora Euridice. Ho pensato, troppo piccola per me. Troppo magro per me. In questo specifico spettacolo è molto ispirato alla vicenda di Englaro, quindi Eluana Englaro, che per 17 anni è rimasta in questa situazione di limbo. E suo padre, che ha lottato per poter fare in modo che lei proseguisse il suo processo di morte. Modugno era un genio, ma popolare, non cafone come poi, no, popolare è un'altra cosa. Ma io come lo faccio a spiegare così qua? Cioè, popolare vuol dire che uno... No, popolare, no? Potesse parlare, ti direbbe le sofferenze di tua madre e su questo pavimento che veniva a versare le sue lacrime, come molte altre donne. Sì. Questo è il tempio delle disgrazie. Sì, ma anche delle gioie. La scozzerò con le mie stesse mani. Allontanati dalla porta! Qui ci sono delle donne che vogliono uscire! Questa ragazza che voi nascondete ha commesso un crimine, il peccato supremo. Deve morire per espiare la sua colpa, affinché colui che tutto può la perdoni e possa arrivare in paradiso onorata come una vergine.
Questa è la voce di mia mamma in persona.